amici telespettatori di Pomeriggio Live, siamo in diretta dalla Fiera del Mediterraneo. Come sapete stiamo seguendo l'Expo Cook 2023 e nel nostro studio stand è venuto a trovarci un altro giovane imprenditore under 30 palermitano, Alfredo Mineo, uno dei due soci fondatori di Insule. Cos'è Insule? Vediamo le bottiglie, ma insomma raccontaci un po' l'idea e in qualche modo poi il prodotto. Grazie innanzitutto per l'invito. Insule è una realtà siciliana fondata da me, Alfredo Mineo, e da Marco Nicosia. Siamo entrambi under 30, o perlomeno 30 anni appena fatti. È nata nel 2019, è nata con l'intento di raccontare la Sicilia sotto forma di liquida e alcolica, estrapolando però delle storie, delle idee collegate alla nostra terra e rendendole chiaramente più moderne e adatte alla miscelazione, quindi il mercato della mixology. Allora, noi qui abbiamo la bottiglia, perché è una bottiglia numerata, la bottiglia numero 2297 di 2300. Ecco, è un gin. Qual è la particolarità di questo gin, ma soprattutto la particolarità dei prodotti che in qualche modo proponete? Allora, quella che avete davanti è Insule Sicilian Gin, è il nostro primo gin che è nato appunto nel 2019. Le bottiglie sono numerate, come giustamente dicevi, perché ci teniamo a preservare la qualità della produzione e quindi magari fare dei piccoli lotti ma con qualità sempre alta. Qual è la caratteristica di Insule? Tutti i nostri prodotti raccolgono botaniche, processi produttivi, storie di liquoristica della nostra regione. Quindi in questo caso questo è fondamentalmente la ricchezza della Sicilia, dagli agrumi, quindi arancia di Catania, il limone di Siracusa, il mandarino tardivo di Ciaculli, quindi qua vicino, al pistacchio di Bronte o Raffadali, la mandorla di Noto, la carruba, il sesamo e il gelsomino. Quindi in questo caso abbiamo un bouquet spaziale di Sicilia. Profumi, odori, sapori della nostra terra siciliana, ma anche il coraggio, la determinazione di giovani imprenditori che con coraggio appunto rimangono qui in questa terra, investono sulle loro idee e sulla loro creatività. Ecco, quanto è faticoso per i giovani oggi investire in Sicilia? Direi che la parte più complicata è il come partire, perché un po' tutti siamo mossi dalla passione e dalla voglia di mettere in pratica delle idee che abbiamo, no? L'invito che do è sempre quello di essere preparati. Bisogna avere una formazione, bisogna avere delle ossa abbastanza dure per resistere ai impulsi che arrivano dall'esterno. Vi dico questo, la difficoltà sta dentro di noi in realtà. Intanto bisogna partire con un'idea ben chiara e bisogna andare anche a volte oltre le difficoltà che ci saranno nel cammino, con determinazione e con voglia di fare. Bene, non solo gin ma anche altri prodotti all'interno di Insule. Sì, il nostro portafoglio che viene distribuito in Italia da Rinaldi e anche all'estero da diversi importatori, sia in Europa che negli Stati Uniti, è composto da altre referenze che appartengono ad altre categorie. Una di queste è il Vermouth. Il Vermouth, che è una nota categoria famosa per il Negroni, gin, Vermouth e bitter. Noi abbiamo fatto un Vermouth base Marsala, quindi un Marsala siciliano che è fondamentale per la liquoristica siciliana. Noi non ci stiamo facendo mancare nulla qui alla fiera, a parte le persone che passano ovunque, abbiamo anche i droni che ci sorvolano mentre siamo in diretta. Ma noi siamo tutto talmente... Questo è fantastico, Alfredo. Siamo talmente live che sappiamo anche reagire. Mi live. Mi sa che abbiamo bisogno della bottiglia numero 2297 per portare a termine questa diretta di oggi, Alfredo. Allora ci vediamo poi allo stand e facciamo qualche gin tonic. Ma Insule, cosa c'è dentro questa parola? Insule è una parola latina, è, come dico spesso, la unica reminiscenza di latino che ho dal liceo, non è vero, per rassicurare la casa, vuol dire dell'isola. In realtà è stato un modo per parlare di Sicilia con un linguaggio più generale che parlasse appunto della Sicilia come isola innanzitutto, che è effettivamente la caratteristica di noi isolani, no? Essere isola. E quindi da questo concetto è poi partito tutto l'immaginario, quindi è un modo esperienziale di vivere la liquoristica. E ovviamente anche Alfredo con la sua Insule lo trovate proprio al padiglione 20A, se non sbaglio, 20A, dove tra poco arriveremo anche noi, insomma, per chiudere in bellezza questo pomeriggio, perché insomma diventa una giornata un po' particolare, insomma, questa. Ma vi ricordo che la fiera è aperta fino alle 18 di oggi e poi ci sarà anche la giornata di domani, che è l'ultimo giorno, quindi
quindi potete venire qui in fiera, ma prima dovete semplicemente registrarvi sul sito www.expocook.org. L'ingresso è gratuito, ma la registrazione è obbligatoria, quindi andate sul sito di Expo Cook e venite a trovarci in fiera, perché insomma ci sono tantissime belle persone come Alfredo Mineo, tantissime aziende, tantissimi prodotti di cui vale la pena conoscere l'esistenza e, perché no, anche sostenerle. Noi ci colleghiamo adesso con lo stand palco dove si sta tenendo il campionato mondiale di bartender. Ci sono barman e barlady da tutto il mondo, dal Singapore all'America, alla Cecoslovacchia. Si stanno sfidando con i loro cocktail e noi ci colleghiamo in diretta per vedere cosa sta succedendo. Grazie Alfredo. Grazie a voi.